Ravenda. Per chi non si accontenta. E la notte abbiamo fatto il culto. Ingannatore, manipolatore, Nimrod dire il gran cacciatore, in antitesi davanti all'Eterno. Cristo è stato creato da Dio. C'è la più grande bestemmia che uno possa dire. E tu sai che significa Ravenda? Ecco sintesi. Ra, dal dio Ra. Design modernissimo. Rach. Vano accessori incorporato. Tutti i nomi con la radice Raven. Arriva dappertutto. Io te faccio polvere minuta. Cambio sacchetto rapido e igienico. Per l'ordi. Non capisco. Faccio l'accetto svedese. E pisci sto caro. Cavo autovolgente. Tu sai che significa Raven? Roventa vi presenta. Raven ha la radice ebraica. Come anche Roses. E per i tessuti più difficili. Non c'entra niente col di egizio Ra. Vaco presse. Shalom. Shabbat shalom. Per poi dare del falso profeta a Branham. Amen, amen, amen. Accomodiamoci. E lo spirito diabolico addirittura al... La parola di Dio è binaria e ternaria. Cretino, matrocolato. In questo caso ha valenza triplica. Tripla, scusate. Triplice. 33 centini andarono a 32. Figuriamoci cosa ti potevo confrontare con un tipo come Ivor Frank. Io posso mettere pure una motocicletta sulla mia tomba. Beh, che sono un che sono Giacomo Agostini, perché ho messo la La pronuncia inglese è perfetta. Tu sei un wanted, un ricercato. Anzi la dica in francese. Merde, cha, come te. Come buono, eh. Te lo ricordi il film di Fantozzi quando... Come umano lei, pretoriano, eh. Molto umano, cha. Arrivederlo. Claudiuccio da ciuccio. Poveretto, sgraziato, come combinato. Già alla faccia da babbacione, ma quella non è colpa sua, anche se la Bibbia dice tu dovresti andare da Gesù, ma da quello vero, non da quello creato da Dio. Eliseo Bonanno, wanted, vivo o morto? 10.000 euros, perché in un confronto faccia a faccia con me tu cadresti a terra con la bava che ti scendeva dalla bocca. C'è il rischio che venga e ti trova a Roma e ti prenda buffettone in te bus. Ti sei nascosto a Roma, ma io vengo e ti trovo anche dove sei nascosto. Che ti pigli ammaschiato in temus. Ti faccio sbattere a terra con tutti i demoni che hai. Vieni a cacciarli a me, i demoni, a mandare nell'abisso me. Io ti faccio un mazzo così. È finito il tuo tempo, caro, face to face. E quando vuoi un confronto con me, io sono qua. Vieni a trovarmi, perché sei stato anche all'ospedale di recente e di questo mi dispiace profondamente, perché io voglio che tutti siano in splendida salute. Rifugiato nel Lazio, non si sa dove. Chi è lo stronzo? Anche se io lo so dove sei. Io. Tu hai la cacarizza, la strizza per la paura. Che sei pure brutto, non sei bello, sei vestito male, sei brutto pure come faccia. Tu sei malato, ti devi curare, curati, curati. Curo tu ce ne pedazzo. Perché Dio mi ha dato di calcolare tante cose fin da quando ero ragazzino, adempendo quella parola che dice chi ha intelligenza calcoli il numero. Scusate, perché sono un ignorante al cubo di queste cose, l'ho detto anche a questa simpaticissima sorella che mi ha chiamato pochi minuti fa, una certa sorella Roberta della Sardegna, non mi ricordo del cognome, Roses. Risata come mi viene da ridere. C'è poco da ridere.